lo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. L'iniziativa, questi sono i sabotatori. E, bene, vabbè, insomma, una quota di sabotaggio è sempre molto interessante. E comunque, visto che questa iniziativa è promossa, sostenuta, finanziata, ideata da San Mauro Industria, io comincerei col presidente di San Mauro Industria, Daniele Gasperini, che aprirà questa giornata di lavori. Applauso, grazie. Grazie Miro. Ma. Siete bellissimi, tantissimi, meravigliosi. Buonasera signore e signori e benvenuti in questa notte di San Lorenzo alla 23esima edizione del processo 10 agosto. L'evento tra i più seguiti e apprezzati dell'estate romagnola, all'interno qui della meravigliosa cornice di Villa Torlonia, Parco Poesia Pascoli. Un caro saluto anche al pubblico che ci sta seguendo in diretta TV e streaming sui nostri canali social. L'appuntamento annuale del processo è promosso da San Mauro Industria, l'associazione che ho l'onore e l'orgoglio di rappresentare e a cui vorrei esprimere tutta la mia gratitudine verso i soci privati, quali Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, Pollini e CBR Textile, congiuntamente quelli pubblici, quali l'amministrazione comunale di San Mauro Pascoli, qui rappresentate dall'assessore Stefania Presti, e CERCAL, i quali alimentano e sostengono il grande progetto socioculturale incardinato nel solco dello statuto associativo. Un progetto che coniuga il distretto economico e produttivo dedicato alla moda e all'eccellenza della calzatura di lusso a quello culturale, con la valorizzazione della infinita poesia pascoliana e dei luoghi cari al poeta Giovanni Pascoli. Mi preme allora sottolineare quanto sia importante l'istituzione di San Mauro Industria, dove pubblico e privati convergono per costituire un disegno dedicato alla comunità, in grado di far crescere e innovare in meglio un intero territorio, con una visione che va oltre gli interessi economici. Ogni anno la nostra sfida è quella di guidare il distretto industriale verso una dimensione allargata di distretto culturale, dove il prodotto industriale del Made in Italy, riconosciuto e celebrato in tutto il mondo, si amplia di significato, andando a racchiudere una storia fatta di luoghi, persone, identità, poesia e passione. Sviluppare una politica culturale d'insieme, spendendosi per il territorio con energia e creatività. In estrema sintesi, maestri artigiani della scarpa, maestri artigiani della cultura. Un ringraziamento speciale va al direttore di San Mauro Industria, Miro Gori, oggi come sempre presidente del Tribunale,
per la capacità e qualità nel gestire e organizzare questo evento. Gli illustri relatori ospiti, Carlo Garli e Antonino De Francesco, che interverranno nell'accusa e nella difesa, e a tutta la preziosa squadra operativa dell'associazione che ha predisposto la serata con la massima attenzione. Ecco, vorrei dedicare un caloroso applauso, grazie. Dopo l'ennesimo successo dell'anno passato dedicato alla figura di Ulisse, quest'anno il dibattito è imperniato sulla Rivoluzione francese. Partendo dalla rivoluzione del 68 dell'anno 2015 a quella russa dell'anno 2017, è giunta l'ora di quella francese, con tutto il suo carico di sconvolgimento sociale, politico e culturale estremo avvenuto in Francia tra il 1789 e il 1799. Un tema, quello della rivoluzione, che ci è particolarmente caro. Sarà perché fa parte della nostra identità reazionaria romagnola la rivoluzione, quindi ci siamo dentro, e che è ciclicamente presente nei nostri processi, permettendo di spaziare continuamente tra temi storici o sociali, e che ogni volta contribuiscono a rinnovare ed innovare la formula del processo, così unica nel suo genere. Vorrei concludere ringraziando voi, pubblico presente, che sempre ci accompagnate con caloroso affetto e che ci volete davvero bene, assicurando ogni volta il vostro interesse e sostegno. Vi chiedo allora di godervi questo spettacolo e di portare la magia delle notti e delle stelle cadenti nel cuore, promuovendo verso gli altri la bellezza che ci circonda, come questa scenografia creata dallo spazio fisico-mentale in cui siamo riuniti. L'anno scorso avrei concluso pronunciando assoluzione o condanna, ma stasera è d'obbligo assoluzione o ghigliottina, ghigliottina. Pronti con le palette? Viva il processo, viva San Mauro Industria, buona serata e buon divertimento, grazie. Bene, Daniele Gasperini, il nostro presidente, vi ha già introdotto, direi in maniera non esaustiva, ma insomma abbastanza corposa nel tema della serata. Il tema della serata è la Rivoluzione francese, l'abbiamo detto e ridetto, ne hanno parlato i giornali, le televisioni e tutto quanto, e il processo alla Rivoluzione francese, lo diceva prima Daniele, era un po' nell'aria, era da tempo, insomma, abbiamo processato tutto e insomma stiamo un po' anche in questa idea di processi della rivoluzione, no? Una volta mi capitò di dire, noi siamo come i giacobini, ma la rovescia, perché abbiamo assolto più o meno tutti, quindi qui le ghigliottine fischiano poco. Però in realtà, insomma, questo è un processo, questo è un tribunale, nessuna ansia, nessuna cattiveria, nessun revanchismo, nessuna voglia di affermare con violenza o prevaricazione qualcosa, semplicemente un'idea, col processo che ha una dinamica più spettacolare di raccontare una storia. Allora, non dimentichiamo mai, ma questo voi mi direte pleonastico, lo sappiamo prima di te cosa ci racconti, coglione, e beh, insomma, questo è un gioco serio. E le cose serie funzionano in questo modo, attraverso dei paradossi o degli ossimori, se preferite. Cioè, nel senso che, perché io mi sono sempre chiesto questo processo ha tanto pubblico, tanta attenzione, venite a ascoltare, non me naturalmente, ma l'accusa e la difesa, i nostri relatori. Beh, perché in fondo noi chiamiamo a parlare non della gente che magari fa un bel discorso semplicemente, chiamiamo a parlare gli esperti di quella materia, che vengono a raccontarci gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di quella persona, di quel personaggio, di quel movimento storico, di quella situazione. Ecco, con la Rivoluzione francese siamo proprio in pieno, in questo flusso pieno, e abbiamo qui questa sera diciamo due fra, come sempre, i più qualificati studiosi titolati a parlare di questa materia. Questo è, credo,
l'aspetto interessante di questo, oltre al fatto che poi alla fine decidete voi come pubblico, che qualcuno potrebbe anche dire, beh, però è un po' televisivo, è un po' populista, è un po' demagogico, quello che vi pare. Però in realtà sono questi i due elementi. Allora noi questa sera siamo in pieno in questo filone. Grande tema, fondamentale. Accusatore e difensore. E quindi, insomma, io vi dico semplicemente, ricordatevi che è un gioco, ma è un gioco serio. Poi, se volete tenere conto di questo simoro, tenetene conto. Siamo ancora in democrazia, quindi potete farlo tranquillamente, ancora. Chi interverrà questa sera? È stato già detto, io dirò due parole in più, per l'accusa Carlo Galli, che è ancora in ombra, ma vorrei che fosse illuminato. Carlo Galli ha insegnato storia delle dottrine politiche, è un politologo, è stato anche parlamentare, ha collaborato a importanti giornali e collabora come il Corriere della Sera e Repubblica, come opinionista, ha scritto e ha studiato la Rivoluzione Francese. Il nostro pubblico lo conosce perché partecipò come accusatore, ancora nella veste di accusatore, al processo Machiavelli che si fece nel 19 o qualcosa del genere. Quindi questa è l'accusa. Per la difesa invece abbiamo Antonino De Francesco. Antonino De Francesco è uno storico, insegna storia moderna all'Università di Milano, ha studiato la Rivoluzione Francese, che è uno dei suoi principali interessi, e lui è incaricato della difesa. Quindi da loro sentirete cosa c'è di male e cosa c'è di bene nella Rivoluzione Francese. Poi voi avete le palette, voi potete girarle da una parte e girarle dall'altra e potete assolvere o condannare. Pensate, qui questa sera, il 10 agosto, in una situazione così in cui siamo tranquilli, sorridenti, possiamo condannare o assolvere la Rivoluzione Francese. Ma insomma, ci pensate? Bene, grazie e buon ascolto e buon proseguimento. Carlo Galli. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno voluto ancora una volta in questo contesto splendido e che ancora una volta mi hanno incaricato di un compito sostanzialmente impossibile. E quindi, signore e signori della giuria, io comincio con l'appellarmi subito alla vostra clemenza, perché naturalmente la mia posizione è difficilissima. In parte la mia posizione di accusatore contraddice alcune mie inclinazioni. Io ho imparato a memoria a furia di leggerlo, i 13 sonetti dello Shairà di Carducci, quando avevo 9-10 anni, e per me Waterloo è una sconfitta, non una vittoria. E per me la Marsigliese è una musica esaltante, non è una manifestazione di fastidiosa retorica. Nel film Casablanca, quando tutti gli avventori si alzano a cantare la Marsigliese di fronte ai nazisti, io ero con loro, sono con loro. Non solo, ma voglio ricordare un episodio non molto noto. L'11 novembre del 1887 a Chicago, Stati Uniti, vengono impiccati 4 anarchici, cosiddetti martiri di Haymarket. Sono persone coinvolte nella serie di incidenti che sono avvenuti l'1, il 2, il 3 maggio di quell'anno, incidenti dai quali è poi nata la consuetudine di festeggiare il 1 maggio come festa del lavoro. Questi vengono impiccati l'11 novembre, sono anarchici di origine tedesca che sono emigrati dalla Germania negli Stati Uniti e sul patibolo cantano la Marsigliese. Questo
per me ha un significato, cioè ci fa vedere la vastità di circolazione della idea rivoluzionaria simboleggiata dalla Marsigliese, la vastità di circolazione Germania, anarchici, inno francese, giudizio penale americano. In Occidente la rivoluzione francese è qualche cosa, ecco. Ha una forza mitica, se vogliamo. Una persona, un grandissimo filosofo, che non era famoso per essere facile alla commozione, cioè Hegel, definisce la rivoluzione una splendida aurora. Cioè un'origine, un inizio, un cominciamento di qualche cosa di grande, secondo lui. Ecco, adesso vediamo che cosa c'è davvero di grande in quella rivoluzione, se è un grande bene o un grande male. E vi dico subito che io non argomenterò in termini di valori. La rivoluzione francese è una serie complessa di avvenimenti che hanno come filo conduttore poche idee, che sono sostanzialmente: la politica ha a che fare con la ragione umana, cioè non ha a che fare con il divino, ma ha a che fare con l'umano e con quello che c'è di razionale nell'uomo. La politica ha come obiettivo la trasparenza, cioè non si può vivere in un universo politico dove ci siano misteri, dove ci siano ombre, dove ci siano autorità imposte. Si vive in un universo che abbiamo costruito noi, che è trasparente come un cristallo. E poi l'altro concetto fondamentale: questo risultato che vogliamo ottenere è un punto zero dal quale si sviluppa un progresso. Tutto ciò se noi facciamo l'uso della ragione e se informiamo la ragione a quei tre famosi principi fondamentali: libertà, uguaglianza, fraternità. Allora, vi dicevo, il problema della rivoluzione francese non sono i suoi principi. È molto complicato affermare che il principio libertà non è giusto in sé, o che il principio uguaglianza non è giusto, o che il principio fraternità non è giusto. Non stiamo dicendo quindi che quei valori sono sbagliati e che erano molto meglio i valori dell'antico regime che la rivoluzione ha abbattuto, cioè i valori dell'autorità dall'alto, del diritto divino dei re, della disuguaglianza civile e politica degli uomini. No, no. La critica vera alla rivoluzione francese, mi pare, la si può impostare dall'interno dei suoi principi, dall'interno delle sue idee, dall'interno delle sue categorie, a cominciare dall'analisi di alcuni rovesciamenti che sono sotto gli occhi di tutti, che poi vedremo un attimo meglio. Ma insomma, quella libertà è una libertà che incatena, è una libertà che ghigliottina. Quella uguaglianza è un'uguaglianza che produce, nelle diverse fasi della rivoluzione, che sono molte e complicate, nelle diverse fasi produce sempre una grandissima differenziazione politica fra elite al governo e massa dei cittadini che è governata. Quella fraternità, la vediamo all'opera nel fatto che dal 1792 al 1815 la Francia rivoluzionaria e napoleonica è continuamente impegnata in guerre sostanzialmente ininterrotte, guerre esterne e tremende guerre civili in cui primeggia la guerra contro la Vandea, di cui magari riprenderemo qualche aspetto. Dunque, quei principi da qualche parte devono avere un problema se hanno generato tante contraddizioni. Non solo, ma quella rivoluzione, le rivoluzioni francesi
non sono mai state, non è mai stata la rivoluzione accettata integralmente da un intero popolo. Ha spaccato la Francia, l'ha divisa. Se c'è un paese in cui c'è una forte destra, una fortissima destra, una tradizione intellettuale di altissimo livello di destra, una tenace persistenza della destra, è la Francia, in reazione praticamente bisecolare, in reazione bisecolare alla rivoluzione. Non solo dunque è piena di contraddizioni, ma è divisiva, irrimediabilmente divisiva, e ha, come dire, aperto un ciclo di instabilità politica in Europa, in Occidente, in Europa, un ciclo di instabilità politica che sostanzialmente giunge fino alla metà del Novecento. E adesso vedremo come e perché. E il problema è proprio qui, cioè perché la rivoluzione produce una instabilità politica, mentre al tempo stesso, accanto alla instabilità, produce un potente rafforzamento degli esecutivi e dello Stato. Vediamo. Allora, le peripezie, brevemente per orientarci tutti, le abbiamo studiate a scuola, ma permettetemi, signore e signori della giuria, di ricordare. Come sapete, abbiamo il 14 luglio dell'89, la presa della Bastiglia, e una prima Costituzione nel 1791, nel settembre, che sostanzialmente pone in essere una monarchia costituzionale e che genera un Parlamento, un'assemblea legislativa. Ma già il 10 agosto, data fatale, il 10 agosto 1792, il popolo di Parigi, una città in grave subbuglio perché gli eserciti francesi stanno conoscendo parecchie sconfitte ai confini della Francia, contro le potenze reazionarie dell'Europa, nel 10 agosto del 92 c'è l'assalto alle Tuileries e la cattura del re. Nel settembre del 92 la Comune rivoluzionaria di Parigi, cioè che c'è una mobilitazione, la rivoluzione ha questo significato, che tutti si muovono, è un movimento incessante. La Comune rivoluzionaria di Parigi produce una nuova assemblea costituente, la Convenzione. E mentre nella stessa data, 20 settembre 1792, l'esercito francese, no? L'esercito scalzo cittadino, ferma in una battaglia non importantissima sotto il profilo militare, ma importantissima sotto il profilo simbolico, a Valmy, sconfigge l'armata prussiana di Brunswick. E in quella sera, sul campo di battaglia, l'allora giovane Goethe pronunciò la famosa frase: in questo luogo da oggi comincia la nuova storia. E il giorno dopo, il 21 settembre, viene proclamata la Repubblica. Il re è ancora vivo ma prigioniero, viene proclamata la Repubblica e entra in vigore il calendario rivoluzionario, il calendario che comincia con l'anno 1 e che ha, invece che le settimane, ha le decadi e che ha quei nomi curiosi dei mesi che voi conoscete. Nel gennaio del 93 c'è la decapitazione del re. In quello stesso mese comincia la rivolta della Vandea, che si aggrava man mano che la rivoluzione produce i suoi effetti principali, uno dei quali è la leva. Prima un decreto di leva per raccogliere 300.000 soldati, questo nel marzo, e poi nel corso dell'anno la leva in massa. La leva in massa è tipico provvedimento rivoluzionario. Il popolo viene trasformato da popolo di cittadini in popolo di guerrieri,
che è una novità assoluta che ovviamente incontra resistenze. Questo nell'agosto. Siamo nel 93. Il 17 settembre la legge dei sospetti, cioè la legge meno garantista di questo mondo, si è condannati sulla base del semplice sospetto di essere non sufficientemente entusiasti della rivoluzione. Nel marzo e aprile, il 16 ottobre del 93 viene decapitata la regina, l'ex regina, Maria Antonietta. Nel marzo e aprile del 94 siamo pieno giacobinismo, anzi alleanza fra giacobini e sanculotti, forse addirittura comandano i sanculotti, cioè comanda la piazza. Nel marzo-aprile abbiamo l'uccisione via giudiziaria degli arrabbiati e degli indulgenti, cioè di due partiti rivoluzionari. E il 10 giugno del 94 ha inizio il cosiddetto grande terrore, che è un fenomeno sostanzialmente spaventoso, che produce il 28 luglio una reazione, cioè il Termidoro, con la decapitazione dei responsabili del grande terrore, cioè Saint-Just, Robespierre e altri. Nel 90, la Convenzione aveva fatto una Costituzione che non era mai entrata in vigore perché durante il periodo di guerra la Francia deve avere un governo rivoluzionario, non può avere un governo regolare, normale. O, come fu detto, oggi difendiamo la Francia, saremo giusti domani. Voi vedete che qui c'è proprio il rovesciamento pieno del principio di razionalità. Cioè, se abbiamo una rivoluzione che vuole mettere al mondo una politica tutta razionale, tutta, cioè politicamente formata e fondata sulla legge, e immediatamente chi comanda non è la legge, ma il caso d'eccezione. E questo è un, come dire, i principi si scontrano subito con le circostanze e vincono le circostanze. Nell'agosto del 95 i responsabili del Termidoro pongono in essere la terza Costituzione, la Costituzione dell'anno terzo, quella del direttorio. Nel settembre del 97 vi sono nuove elezioni e il colpo di Stato di Fruttidoro. Il 9 novembre del 1799, il 18 Brumaio, il rovesciamento del direttorio, nasce il triumvirato, uno dei tre triumviri è Napoleone Bonaparte. E qui comincia l'avventura napoleonica e una nuova Costituzione, la quarta. Dunque siamo passati in 11 anni da una legittimità assoluta di diritto divino a una legittimità parlamentare, monarchia costituzionale, a una legittimità fondata sulla nazione, a una fondata sul popolo, a un'altra fondata su una oligarchia, perché Termidoro quello è, e infine a una legittimità sostanzialmente tirannica. O, come disse un controrivoluzionario intelligente, cioè Mestre, la Francia è passata dall'essere governata da un re ad essere governata dal gendarme corso, e il popolo è passato dall'ubbidienza alla servitù. Sono peripezie, un serpente si spezza la schiena a tentare di seguire i tortuosi meandri delle vicende delle rivoluzioni. Come sono state interpretate? In mille modi. Non è nemmeno il caso che io provi a dare una sintesi delle
diverse scuole interpretative della rivoluzione che si sono succedute dagli anni 30 dell'Ottocento, quando erano ancora al mondo alcuni rivoluzionari, fino a oggi praticamente. Ma è stato sostenuto tutto e il contrario di tutto. Cioè che le linee di conflitto fondamentali erano l'aristocrazia combattuta dal terzo Stato, oppure una lotta fra Parigi e la provincia, oppure più in generale fra i ricchi e i poveri. O che la rivoluzione sia stata un insieme di lotte di classe, oppure un regolamento di conti fra elite. Che la rivoluzione abbia aperto la strada al capitalismo, o sia stata invece un fenomeno di anticapitalismo. Che la rivoluzione sia stata un eccesso di libertà, o abbia invece avuto in sé elementi di totalitarismo, che sia stata una serie di eventi che hanno portato al rafforzamento dello Stato, oppure sia stata una manifestazione di indebolimento definitivo dello Stato. Di tutto, letteralmente. Noi possiamo, a partire da Michelet, dalla sua apologia eroica della rivoluzione, siamo nella prima metà dell'Ottocento, vi sono interpretazioni socialiste progressiste, Matthias Lefebvre, Souboul, che sostanzialmente sostengono una tesi che la rivoluzione è il grande trionfo della borghesia nella sua fase progressista, che apre la possibilità ad uno sviluppo futuro che è il socialismo. Ricordiamo che Lenin aveva avuto parole di grandissimo apprezzamento per la rivoluzione, precisamente per il giacobinismo, per la fase della convenzione. Non tanto per i contenuti, sapeva bene Lenin che la rivoluzione non era una rivoluzione socialista, ma per la forma, cioè prima nel che fare e poi l'anno dopo nel un passo avanti e due indietro, disse che in Russia si sarebbe dovuto fare come in Francia e che il partito bolscevico è l'analogo, quanto ai metodi, del partito giacobino. Abbiamo invece una tradizione di interpretazione sostanzialmente opposta, che comincia con Tocqueville, cioè con uno dei grandissimi geni dell'Ottocento, che dietro le forti discontinuità, perché le discontinuità ci sono, hanno tagliato la testa al re, più discontinuità di questo, il terrore è una bella discontinuità, sono almeno 17.000 teste che rotolano. Ecco, bene, dietro tutte queste discontinuità ci sarebbe una continuità, la continuità del rafforzamento dei processi di centralizzazione amministrativa già posti in essere nel Regno di Francia durante l'Antico Regime, processi che l'Antico Regime non riesce a portare a compimento per le proprie interne contraddizioni e frammentazioni e che invece la rivoluzione, prima Napoleone poi, portano a compimento, così che lo Stato amministrativo francese esce perfettamente unitario e perfettamente funzionante come un orologio nel 1815. Alla fine dell'avventura napoleonica il risultato è che la Francia è una macchina politico-amministrativa perfettamente funzionante, cosa che nessun re di Francia, nessun antico regime era mai riuscito a fare, però avevano impostato il processo. Ora, le continuità possono essere molte. Oltre a questa ci sono delle continuità economiche molto importanti, ad esempio la centralità della posizione dei contadini proprietari. Certamente vi sono anche interpretazioni che invece privilegiano il punto di vista della discontinuità, fondamentali quelle dei controrivoluzionari cattolici, che in tempo reale, in presa diretta, vedono due cose che la rivoluzione è una discontinuità perché taglia la testa del re e contemporaneamente afferma che il fondamento della politica, la legittimazione profonda della politica,
non è più Dio, ma è la nazione, cosa per loro intollerabile, insopportabile, perché la nazione è composta di individui e gli individui non hanno la forza di sostenere sulle proprie spalle il peso dell'organizzazione politica. E l'altra grande cosa che vedono i controrivoluzionari e su cui insistono molto, e questo è un tema su cui voglio invece attirare la vostra attenzione, signore e signori della giuria, è che la rivoluzione non la fanno i rivoluzionari, ma si fa da sola, ovvero che nessun rivoluzionario sopravvive alla rivoluzione, ovvero che nessuna idea politica orientata, finalizzata a un certo obiettivo ha successo. Tutte entrano in campo. La rivoluzione francese è un bazar di costituzioni, è un bazar di ordinamenti politici, è un bazar di ideologie, è un bazar di partiti. Tutto quello che c'è nell'Ottocento e nel Novecento, a parte il marxismo, nasce lì dentro. Bene, nessuno di questi soggetti politici, rivoluzionari, riesce a portare a compimento i propri progetti. È come se la rivoluzione mangiasse, divorasse i propri figli. Ovvero, e questo è il punto fondamentale, è come se la rivoluzione, invece che essere il trionfo della azione umana, dell'agire libero, responsabile, razionale, strategico, orientato allo scopo, cioè quello che noi vogliamo che sia la politica, no? Costruire un ambiente collettivo fatto da noi, che noi comprendiamo, ecco, è come se la politica rivoluzionaria, che afferma violentemente questi obiettivi, in realtà, questi obiettivi di azione, in realtà si riducesse ad essere una politica insensata, automatica, che si muove da sola, che non è capace di prendere una direzione, un orientamento, le prova tutte, ma va avanti con una casualità assoluta. Rispetto ai principi, quello che trionfano sono le circostanze. E naturalmente i controrivoluzionari che ragionano in termini teologico-politici dicono certamente, e non può non essere così, la rivoluzione è opera del diavolo, il diavolo, come si dice, fa le pentole e non i coperchi, non riesce mai a portare a compimento i propri progetti, riesce a creare il caos, ma non riesce a creare l'ordine. Ma se noi eliminiamo questo discorso teologico-politico un po' infantile, noi vediamo che c'è nei controrivoluzionari una serie di intuizioni che vengono riprese dalla critica successiva, cioè l'idea che la rivoluzione non ha un corso ordinato. Non è come la rivoluzione bolscevica, che si è posto un obiettivo e in pochissimo tempo l'ha raggiunto. No, è un meandro, è un fiume che continuamente torna su se stesso. Un altro grande elemento di contraddizione è dato dal soggetto. L'idea, cioè, che si fa la rivoluzione contro lo Stato e lo Stato aumenta il proprio potere. Si fa la rivoluzione per far sì che la politica sia il regno della razionalità umana e invece diventa il regno del caos. Si fa la rivoluzione perché il soggetto sia il signore, prima di tutto di se stesso, e sia il centro degli ordinamenti, e poi nella rivoluzione, soprattutto nella sua fase cruenta, nella sua fase terroristica, il soggetto scompare. E qui abbiamo delle considerazioni molto, molto notevoli, ancora una volta, da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, quando dice che il principio della rivoluzione si manifesta in tutta la sua astrattezza perché alla fine fa cadere le teste tagliandole come se fossero teste di cavolo. Oppure, una considerazione non vegetale ma animale, Taine, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, il giacobinismo è una follia sanguinaria che dà origine a una zoologia scimmiesca,
gli uomini non sono più uomini, ma sono delle scimmie, cioè la rivoluzione, invece che far diventare il soggetto signore di se stesso, portare alla luce, ad evidenza, gli elementi di umanità, porta alla luce, porta ad evidenza, fa emergere il lato primitivo dell'uomo. Critiche da destra, molte, ma anche ex post, da sinistra, cioè la rivoluzione è un fatto borghese, certamente è un fatto grande, un fatto importante, ma non riuscirà mai ad andare oltre un certo limite e poi dà origine a una reazione, appunto Termidoro, è sostanzialmente una grande incompiuta che deve trovare compimento in una rivoluzione pienamente democratica, e sarà il 48, o dopo il fallimento di questa nella Comune del 1870, o dopo il fallimento di questa si sposta l'asse della storia universale, si sposta a est e sarà la Russia, con Lenin appunto, che pretende di essere il compimento della rivoluzione francese. Dunque, da destra e da sinistra, si vede nella rivoluzione certamente un momento fondamentale per la storia politica dell'età contemporanea e al tempo stesso si vede la rivoluzione carica di contraddizioni. Si vede che non riesce ad andare dove vuole andare, anzi in realtà non si capisce neanche dove vuole andare. A queste critiche da destra e da sinistra, da parte mia ne avanzo una di centro. Io non sono un uomo di centro, ma di centro in questo caso vuol dire strutturale, non ideologica. Ripeto, qui non stiamo a dire che i tre grandi principi sono giusti o sono sbagliati. Stiamo facendo un discorso, cioè il problema della rivoluzione non è nelle tre affermazioni, ma nelle dinamiche che la rivoluzione pone in essere. E dunque la mia accusa non vuole avere un lato patetico, non dirò quanto è brutto tagliare la testa al re, quanto è triste tagliare la testa a sua moglie, tagliare la testa a Condorcet, tagliare la testa ad Andrea Chénier e a tutte le vittime più o meno illustri. Potremmo spendere qualche parola in più su quanto è brutto massacrare i vandeani, ma non tanto per fare del pietismo, perché, ripeto, le rivoluzioni non sono un pranzo di gala. Però certamente la Vandea, cioè quel territorio occidentale alla foce della Loira, che era fortemente antirivoluzionario, fortemente conservatore, fortemente cattolico, che ha reagito appunto ai decreti di leva in massa, creando qualche cosa di simile al nostro brigantaggio, solo in grande stile. Beh, lì dal 93 in poi, dal 93 al 94, ma ci sono state le guerre vandeane, se ne contano quattro di guerre vandeane. Lì c'è stato una, diciamo così, reazione da parte del centro, Parigi, contro la Vandea, che ha avuto caratteristiche di straordinaria ferocia, con famosi, no? Annegamenti, buttati dentro le paludi, donne e bambini, avvelenamenti, gasazioni, chiusi dentro le case, affumicati con il fosforo, e saponificazioni, i cadaveri adoperati per far sapone. Pare che ci siano stati, non si sa bene quanti, ma insomma una stima, 200.000 morti, cioè il 15% della popolazione. 15% della popolazione è molto. Sentite qualche
qualche decreto della Convenzione e del Comitato di Salute Pubblica, che ne era l'organo esecutivo. Distruggete la Vandea, ecco il tizzone politico che divora il cuore della Repubblica, bisogna colpirla, bisogna devastarla fino a quando possono sopportare. Oppure, entriamo nel paese insorto, vi do l'ordine di dare alle fiamme tutto quanto può essere bruciato e di passare a filo di baionetta qualsiasi abitante incontrerete sul vostro passaggio. So che può esserci qualche patriota in questo paese, è lo stesso, dobbiamo sacrificare tutti. Il decreto del gennaio 94, sempre della Convenzione. Tutti i briganti che saranno trovati armi alla mano saranno passati a filo di baionetta. Si agirà allo stesso modo con le donne, le ragazze e i bambini. Neppure le persone semplicemente sospette dovranno essere risparmiate. Tutti i villaggi, i borghi, le macchie, tutto quanto può essere bruciato sarà dato alle fiamme. Non per fare del pietismo, quindi, ma voi capite che un meccanismo politico, la rivoluzione, che mette in moto un processo di questo tipo, ha un problema in sé. Ha un problema. Si tratta di capire quale. L'hanno colto, il problema è sostanzialmente che il massimo, la pretesa massima, cioè tutto sotto controllo della ragione umana, si rovescia nel massimo di fatalità automatica, cioè si fa quello che le circostanze di volta in volta ci dicono di fare senza che noi pensiamo alle conseguenze, senza un progetto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una politica, e questa è la vera grande accusa, una politica fatta di principi generali, libertà, uguaglianza, fraternità, ragione, progresso, trasparenza, vogliamo dire diritti umani, grande dichiarazione. Una politica fatta di principi generali è una politica che è priva di concretezza e quando incontra qualche cosa di concreto non sa letteralmente che cosa fare se non spazzare via l'ostacolo e basta. Cioè un rullo compressore che non è capace di produrre forme, produrre ordini. Proprio la strattezza è il problema della rivoluzione. Lo videro tutti in quel momento. Il più grande dei controrivoluzionari, Burke, lo disse subito, non dal punto di vista dei controrivoluzionari cattolici francesi, Burke era un liberale inglese, ma tutti capirono che in quel momento, come ha detto un importante storico francese, in quel momento la politica è diventata qualche cosa che aveva a che fare con la filosofia, cioè, diciamo meglio, con l'ideologia, e non più con la concretezza. Il che vuol dire che la politica entra in una fase, necessariamente, in cui c'è il cortocircuito fra la strattezza e la violenza. La strattezza e la violenza. In mezzo a strattezza e violenza, in mezzo c'è l'ideologia. E questo è il destino della età contemporanea aperto dalla rivoluzione. Questa è la vera accusa che si può fare alla rivoluzione. Ma stiamo attenti, questa accusa ha senso se noi capiamo che è un'accusa che coinvolge anche noi. Cioè che noi, guardando la rivoluzione, guardiamo la nostra origine. Certo, i nostri valori, certo, ma soprattutto guardiamo la rivoluzione e vediamo che è lì che comincia la nostra vicenda di continuo avvitarci su noi stessi, di pensare alla politica come a qualche cosa che ha a che fare con la imposizione di un'idea su
le cose di questo mondo. Voi direte, oggi non è più così. Non è vero, oggi è ancora così, ma questa imposizione di un'idea sulle cose di questo mondo, questo assoluto astratto che si cala sulla terra, non è più la politica, ma è l'economia. Ma in ogni caso, fino a ieri, da quando si è aperta la fase della rivoluzione, non si è mai chiusa. La rivoluzione è stata tanto un grandissimo vuoto, cioè uno svuotamento della politica. La politica è la dimensione in cui si può fare di tutto perché l'essere umano con la sua ragione ha la potenzialità, la capacità di costruire un ordine a misura d'uomo. Ed è al tempo stesso la politica una dimensione in cui si può fare di tutto. Cioè in quel vuoto possono essere ospitati tanti progetti diversi, conflittuali l'uno rispetto all'altro. Un'annotazione, anche i fascismi che erano violentemente antirivoluzionari, contro gli immortali principi, bene, anche i fascismi agiscono in quello stesso modo, dentro quelle stesse coordinate aperte dalla rivoluzione francese. È una specie di imbuto, di un ingorgo a cui non ci si sottrae. La rivoluzione francese, e chiudo, ha una colpa, quella di affermare la perfetta costruibilità della politica da parte degli uomini, della loro ragione. Ha la colpa di credere a questa perfetta costruibilità e ha la colpa di farcelo credere. Tutti siamo rimasti affascinati, per tutti è stata una splendida aurora. Ce l'ha voluto far credere, abbiamo creduto. Il suo vero reato non è il regicidio, il suo vero reato non è il terrore, nemmeno la Vandea, che insomma era un bel po' di reati, ma il reato fondamentale è qualcosa di molto modesto e molto radicale al tempo stesso. È quello che viene descritto all'articolo 661 del Codice Penale Italiano. Abuso della credulità popolare. Chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Io chiedo questa condanna. Come vedete è una condanna modesta, non c'è ghigliottina, la rivoluzione se la cava con poco. E tuttavia c'è una pena molto grave implicita qui. Cioè bisogna che qualcuno ammetta di aver tentato di farci credere qualche cosa a cui sarebbe stato meglio non credere, e noi da parte nostra dovremmo ammettere che proprio caderci fino in fondo in quell'adescamento rivoluzionario è stato per molti versi un errore. Insomma, condannando la rivoluzione diamo una mano anche alla necessaria critica di noi stessi. E vi ringrazio. Bene, avete ascoltato la giuria, ha ascoltato le ragioni dell'accusa, adesso senza soluzioni di continuità sentiamo le ragioni della difesa, poi il verdetto. Antonino De Francesco. Sì, grazie, mille grazie per l'invito in questa splendida cornice che per me è la prima volta, veramente emozionante. Grazie davvero. E prendiamo le mosse dalle ultime considerazioni dell'accusa, un'accusa particolarmente precisa, puntuale, di grande livello. Abuso della credulità popolare, articolo 661.
Oggi è il 10 agosto, che è una data molto importante per San Mauro, ma è una data molto importante per tutti i repubblicani, perché è il giorno, come è stato ricordato anche dall'accusa, nel quale durante l'anno 1792 le sezioni di Parigi in armi e i volontari giunti da tutta Francia per correre alle frontiere in difesa della Francia stessa, aggredita dalle potenze dell'assolutismo del tempo, decisero invece di dare l'assalto alla corte di Luigi XVI e, vincendo in armi le resistenze delle guardie svizzere, posero termine nei fatti alla plurisecolare monarchia di San Luigi. Il luogo dove avvennero gli scontri di grande violenza, era esattamente prospiciente al palazzo nel quale si riuniva l'assemblea legislativa. E ovviamente non si poteva fare ingresso all'interno della sala dove erano i rappresentanti del popolo in armi. E per ricordare tutto questo vi era un piccolo, leggerissimo nastro tricolore che circondava l'intero edificio e che segnava il confine oltre il quale non si potevano portare le armi. Ora, nel pieno della straordinaria violenza di quella giornata, non uno degli insorti, pur avendo, come dire, la possibilità e talvolta anche l'occasione fortuita di varcare quel nastro, lo fece. Ossia la rappresentanza popolare, l'assemblea legislativa, venne ritenuta sacra da parte di quanti, al contempo, davano l'assalto alla monarchia. E questo mi sembra il primo elemento che dimostri come, nel corso della vicenda rivoluzionaria, vi siano stati dei momenti, certo, non fu sempre così, all'interno dei quali la volontà generale, la volontà del popolo insorto, andava di pari passo con quella dei propri rappresentanti. Tant'è che l'Assemblea legislativa, a fronte del fatto compiuto, rimise immediatamente il mandato ricevuto e convocò subito nuove elezioni a suffragio universale, benché solo maschile, per eleggere una convenzione, ossia una nuova Assemblea costituente, che desse alla Francia una Costituzione repubblicana. E dunque, nel pieno della vicenda rivoluzionaria, abbiamo una precisa coincidenza di volontà politica tra il popolo di Parigi e i federati di Francia e i propri rappresentanti. Certo, non è sempre stato così. L'accusa ci ha ricordato che vi sono stati dei frangenti nei quali invece vi è stata una prevaricazione talvolta da parte delle sezioni di Parigi, ossia talvolta da parte dei soggetti politici esterni alla rappresentanza, talvolta invece da parte della rappresentanza nei confronti del popolo, tra virgolette, ma è certo che nelle prime fasi della vicenda rivoluzionaria esiste un comune sentire attorno ai valori di libertà e di eguaglianza. Lasciamo perdere la fratellanza, perché la fratellanza, che pure viene evocata nel discorso politico di quegli anni, verrà a far parte della triade soltanto in un momento successivo, ossia in occasione della Seconda Repubblica, ossia a seguito della rivoluzione del febbraio 1848, sempre a Parigi, quando i nuovi repubblicani avranno cura di dimostrare di essere diversi da quelli della Prima Repubblica e di volersi tenere distanti dall'accusa che viene subito formulata loro, ossia di essere gli epigoni della stagione del terrore. E quindi, oltre a libertà ed eguaglianza, hanno cura di aggiungere la fratellanza per dimostrare che non vi dovrà essere violenza, non vi dovrà essere guerra civile. Libertà ed eguaglianza.
Se poniamo mente al loro contrario, ci rendiamo conto del passo enorme condotto dai rivoluzionari in occasione del 1789, perché il contrario della libertà è il dispotismo. Il contrario dell'eguaglianza non è tanto la diseguaglianza quanto il privilegio. E i privilegi sono delle categorie che pertengono a una parte soltanto della società, ma che escludono tutto il resto. E quindi avete dei privilegi di carattere verticale. All'interno della scala sociale, ovviamente, gli aristocratici avevano molti più privilegi del popolo comune, che a sua volta aveva dei privilegi, ovviamente di inferiore profilo, ovviamente di minore valenza, e poi avete anche dei privilegi però orizzontali, ossia dei privilegi sul territorio. Talune province disponevano di alcuni vantaggi che ad altre province venivano negati. L'eguaglianza è questo, è fare tabula rasa di tutti i privilegi e rendere non soltanto i singoli individui cittadini uguali di fronte alla legge, ma anche il territorio indistintamente uguale. E questo apre il discorso a tutta una serie di riflessioni sull'opportunità o meno di un'iniziativa del genere da parte dei rivoluzionari, i quali prendono riga e compasso e costruiscono i dipartimenti, quelli che ci sono ancora oggi in Francia, sulla base della regola che debbono scomporre i tradizionali confini delle province. Può sembrare un gesto di un verticismo inaccettabile ed intollerabile, e forse oggi con la nostra sensibilità, tra virgolette, federalista, può risultare tale. All'epoca costituisce uno sforzo enorme di rendere non soltanto le collettività, ma anche i territori abitati dalle collettività un elemento comune, indistinto, uguale. Quindi da questo punto di vista la rivoluzione parte con l'ambizione di porre fine al privilegio di antico regime. Badate bene, al momento della convocazione degli Stati Generali, da cui prenderà avvio la rivoluzione, gli Stati Generali avevano un loro cerimoniale: prima entrava il re, poi entrava il primo Stato, ossia il clero, poi il secondo Stato, ossia l'aristocrazia, e poi i rappresentanti del terzo Stato, ossia tutto il resto, circa il 98,5% della collettività di Francia. E mentre il clero e gli aristocratici potevano vestire secondo le loro consuetudini, e gli aristocratici faranno a gara a vestire nella maniera più originale e sfarzosa possibile, ai rappresentanti del terzo Stato veniva consegnata una sorta di divisa di colore nero, dovevano essere tutti uguali. Questo è un altro esempio di privilegio del vestire, rispetto a chi un privilegio del vestire non doveva avere e doveva quindi indossare una sorta di divisa ufficiale. Tutto questo viene liquidato dalla rivoluzione e si parte dal presupposto che la rivoluzione debba essere la costruzione di una modernità fondata sul rispetto dei diritti umani, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, nonché un fenomeno politico improntato alla elezione da parte del popolo sovrano di tutte le cariche amministrative, oltre che all'elezione di una assemblea chiamata a legiferare, lasciando sulle prime al sovrano il potere esecutivo. E anche lì, da subito, la rivoluzione francese parte dal presupposto che si debba avere un sistema monocamerale, non bicamerale. C'è un rifiuto totale del bicameralismo, perché si teme che nella seconda Camera, il Senato, la Camera Alta, la Camera dei Pari, finiscano poi per trovare allocazione
tutti gli aristocratici, col risultato che un'intesa con il sovrano avrebbe posto fine alla rivoluzione e avrebbe nella sostanza liquidato quello straordinario processo di democratizzazione avviato invece con la trasformazione degli Stati Generali in un'assemblea nazionale che dichiara formalmente di non sciogliersi fino a quando non avrà dato alla Francia una Costituzione. Queste mie parole dovrebbero già dire, però l'accusa lo ha, come dire, chiaramente messo in luce e per certi versi ampiamente apprezzato, che viviamo la modernità politica. La nostra modernità origina in quegli anni e tutte le categorie della politica alle quali siamo abituati entrano prepotentemente in scena in quegli anni e in quegli anni fanno più o meno buona mostra di sé. Quali sono le accuse che vengono rivolte alla Rivoluzione francese? Quella di non essere arrivata a compimento. Ci è stato ricordato anche questo. E c'è una politologa di straordinario profilo della metà del secolo scorso, Hannah Arendt, che ha avuto facile gioco nel pieno della Guerra Fredda, quando esisteva una contrapposizione tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, ed è stato ricordato che l'Unione Sovietica, sin dai tempi di Lenin, guarda con grande interesse alla Rivoluzione francese e in qualche misura si vuole elemento che ha portato a conclusione quanto la Rivoluzione francese aveva solo avviato, ma non era riuscita a portare a compimento. In tempi, dicevo, di guerra fredda, le viene facile a Hannah Arendt dichiarare che la Rivoluzione americana, quella che ha portato alla nascita degli Stati Uniti, con la fine della guerra di indipendenza nel 1783, essere una rivoluzione riuscita, perché nel 1787 viene votata una Costituzione che è quella che ancora oggi regge la vita politica degli Stati Uniti. Di contro, la Rivoluzione francese va incontro a tutta una serie di vicissitudini che l'accusa ci ha in maniera molto brillante ricordato e si sarebbe quindi perduta in un nulla di fatto. Però pensiamo anche alla Rivoluzione americana, che cosa è stato? È stata di una violenza devastante nei confronti dei nativi. È nata sulla base degli interessi delle colonie schiaviste che hanno preteso il mantenimento della schiavitù. Non solo. Gli schiavi ovviamente non avevano alcun diritto, però concorrevano al numero degli abitanti dei singoli stati perché la loro presenza doveva favorire una maggiore partecipazione degli stati schiavisti, da un punto di vista numerico, nelle due camere, quella dei rappresentanti e il Senato, previste dalla Costituzione americana. E poi non dimentichiamoci che la Rivoluzione americana è stata un'enorme guerra civile, dove la componente lealista, coloro cioè che sostenevano le ragioni di Giorgio III, re d'Inghilterra, viene letteralmente messa di lato con la violenza, viene, come dire, esautorata di ogni possesso, costretta all'esilio, viene in pratica impedita ogni posizione diversa rispetto a quella ufficialmente acquisita dell'indipendenza. Non solo, a livello locale vengono costituiti dei comitati di sorveglianza nella Rivoluzione americana, chiamati a verificare l'ortodossia rivoluzionaria dei singoli cittadini e a denunciare chi fosse sospetto di lealismo. Come vedete, la Rivoluzione francese ha avuto un bel esempio cui ispirarsi. Se poi vogliamo andare a cercare qualche altra rivoluzione riuscita, dovremmo rivolgerci alla Rivoluzione inglese del 1688, che fonda un sistema politico, anche quello considerato di grande pregevolezza. La Rivoluzione gloriosa del 1688 è stata magnificata dalla cultura politica, prima inglese e poi britannica, come un esempio riuscito di rivoluzione che ha fondato un sistema politico incontrovertibile. Peccato che non dicano che fino al 1745 vi è stata un'opposizione
di tipo giacobita, ossia degli Stuart cacciati nel 1688 dalla sollevazione del Parlamento, che si è tradotta in un'autentica guerra civile con tanto di battaglie campali come quella di Culloden, e che quindi la stabilizzazione della gloriosa e pacifica rivoluzione del 1688 arriva soltanto molti decenni dopo. Insomma, quando si parla del fallimento della rivoluzione francese, se ne parla avendo come punti di riferimento dei soggetti che non hanno un pedigree così brillante da poter a loro volta vantare. È vero però che la rivoluzione francese ha conosciuto autoritarismo di governo, è stata un elemento sostanzialmente ispirata ai valori del bellicismo, sicuramente ha conosciuto un momento divisivo, nel senso che creando la modernità politica ha creato dei partiti politici che hanno avuto grossissime tensioni a riconoscersi l'uno con l'altro, ma questo è valido dappertutto, anche prima, nella rivoluzione americana, dove federalisti e democratico-repubblicani nel corso degli anni 90, in parallelo alla rivoluzione francese, conoscono le stesse difficoltà, e dovremmo quindi dedurre che queste difficoltà sono il prodotto dell'innovazione, della straordinaria originalità politica introdotta dalle rivoluzioni di fine Settecento, che hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi, hanno bisogno di tempo per potersi stabilizzare, appunto, cosa che invece non ha avuto. Andiamo al terrore, andiamo alla Vandea. La Vandea non è assolutamente una guerra controrivoluzionaria. Sono i deputati di Parigi che la definiscono controrivoluzionaria perché pensano di rovesciare sui loro avversari all'interno dell'Assemblea la responsabilità di quelle insurrezioni. La Vandea nasce come elemento di accusa da parte di un determinato gruppo di deputati all'interno della Convenzione contro altri, che vengono accusati di soffiare sul fuoco della protesta popolare in Vandea per tentare di rovesciare gli equilibri politici allora presenti nella capitale. Diverso è il discorso per quanto riguarda la guerra, perché la guerra è veramente un problema tipicamente rivoluzionario. La guerra che inizia nell'aprile del 1792 è voluta dalla sinistra rivoluzionaria, non dalla destra, è voluta dai giacobini che, nella fattispecie, propendono più per le posizioni belliciste che non per quelle pacifiste di Robespierre, il quale però è pacifista soltanto perché in quel momento ritiene più opportuno guardare all'interno che non all'esterno. E predomina la logica, mutuata dall'esempio americano, dell'esportazione della libertà. Si è convinti, cioè, che la minaccia nei confronti della rivoluzione francese, rappresentata dalle potenze dell'assolutismo nell'Europa continentale, possa essere sventata qualora si faccia un'iniziativa militare che porti la libertà anche negli altri paesi. Idea, come dire, che si rivela sbagliata, ma è una idea che avrà conseguenze molto importanti anche nella costruzione di sistemi politici esterni alla Francia. Pensiamo al nostro Risorgimento, che non avrebbe mai potuto prendere una sua prima sicura forma se non avesse conosciuto l'invasione delle truppe francesi guidate dal giovane generale corso Napoleone Bonaparte nel corso della sua fortunatissima campagna militare del 1796-1797. E anche da questo punto di vista, se è facile accusare di bellicismo i rivoluzionari, davvero siamo convinti che rimanendosene tranquilli,
continuando a fare quello che stavano facendo, cioè dissolvendo l'antico regime e nei fatti mettendo in rilievo davanti all'opinione pubblica di tutta Europa come fosse possibile perseguire un'altra via alla modernità politica, le potenze reazionarie del tempo se ne sarebbero rimaste tranquille? Davvero vogliamo credere che il loro avvio delle operazioni militari sia stato un salto nel buio perché dall'altra parte c'era tutto l'interesse a lasciarli fare? Su via, signori della corte, come si suol dire. Possiamo credere a tante cose, ma non a questa. Tant'è che è proprio Luigi XVI, il re di Francia, il primo sotto sotto a chiedere l'intervento militare delle altre potenze straniere per vedersi restituito all'assolutismo di governo che altrimenti gli era precluso. Poi c'è il terrore, e il terrore è un altro punto sul quale dobbiamo sostare. Il terrore è sicuramente la prova provata dell'incapacità della politica di risolvere i motivi di tensione all'interno dello schieramento rivoluzionario. Ci sono state fior di penne nel corso dell'Ottocento, penne di parte liberale, non ultra rivoluzionaria, che hanno dichiarato come il terrore fosse il prodotto delle circostanze. C'era la guerra di Vandea, c'era, come dire, la guerra alle frontiere, c'era una drammatica crisi economica, c'era la protesta di alcune città di provincia nei confronti dell'atteggiamento tenuto dalla Convenzione nei confronti di un certo gruppo politico, i Girondini, e quindi a fronte di tutte queste minacce l'unica via era quella di andare rapidamente verso l'autoritarismo di governo. Tutto questo è plausibile, non intendo negare questa possa essere una qualche giustificazione, ma giustificazione ancora maggiore, a mio avviso, è rappresentata dal fatto che non vi erano altre soluzioni sul terreno se non quella di chiudere per un certo periodo di tempo le libertà costituzionali in attesa di un chiarimento alle frontiere. Ma quello che più mi preme sottolineare è che il terrore crolla con la caduta di Robespierre per iniziativa popolare. Sono le sezioni di Parigi, nella famosa giornata del Termidoro, a dare un contributo decisivo a quello che sembra un colpo di mano parlamentare. E c'è un libro recentemente tradotto in italiano per Neri Pozza di Colin Jones, La caduta di Robespierre, che illustra molto bene questo, ossia quello che è il tentativo di rovesciare Robespierre da parte dei suoi colleghi all'interno dell'Assemblea parlamentare non avrebbe mai avuto successo se non ci fosse stata la sollevazione in armi delle sezioni che dichiarano la loro volontà di farla finita con il tiranno. E l'altro elemento sul quale vorrei portare la vostra attenzione è che l'uscita di scena di Robespierre avvia una stagione politica che è stata puntualmente ricordata, quella della Costituzione dell'anno terzo, che è un esperimento in larga misura riuscito, per il semplice motivo che vengono indette ogni anno libere elezioni che ogni tanto vengono, come dire, no, aggiustate, questo è vero, in ragione del fatto che c'è il pericolo di un ritorno in forze della monarchia, ma alla vigilia del colpo di mano di Napoleone Bonaparte il direttorio sembra essere ormai un regime politico stabilizzatosi, tant'è che Bonaparte farà sua l'idea di rovesciarlo proprio perché fortissimo era il timore che la sinistra del tempo, i cosiddetti democratici repubblicani, si chiamavano così, potesse ottenere la maggioranza in entrambi i consigli in cui la Costituzione dell'anno terzo aveva diviso il potere legislativo di Francia. E badate bene, il colpo di mano del Brumaio, con il quale Bonaparte si fa primo console, viene rivendicato come una rivoluzione e viene rivendicato come l'ennesima rivoluzione per dare stabilità alla Francia secondo argomentazioni che sono proprie della parte controrivoluzionaria. Il sistema politico parlamentare è corrotto, le assemblee parlamentari non sono in grado di tenere il punto, sono incapaci di difendere la Francia dall'offensiva militare delle potenze coalizzate.
Quindi c'è bisogno di saltare il passaggio parlamentare, perché la situazione è così drammatica che la si deve in qualche misura correggere dall'alto. L'accusa sicuramente tocca un punto importante quando sottolinea l'instabilità politica della Rivoluzione francese. Ma è un'instabilità politica che nasce dalla volontà di tenere fermo sul valore della libertà. Tant'è che quando siamo al terrore si parla del dispotismo della libertà. Ossia, l'instabilità politica deriva dal fatto che non si vuole in alcun modo rinunciare al concetto della rappresentanza parlamentare. E quindi l'esperimento di una democrazia rappresentativa corre lungo tutti i 10 anni rivoluzionari e rappresenta una delle più importanti acquisizioni da parte della rivoluzione. Poi certo avremo, come dire, la stagione di Bonaparte prima, primo console, e poi di Bonaparte che si fa imperatore, Napoleone I, che apre un'altra stagione politica. Ma nel corso dell'Ottocento il portato della tradizione rivoluzionaria sarà a disposizione delle menti e dei movimenti migliori, non soltanto di Francia, ma di tutta l'Europa continentale. Certo, rimane questa facile accusa in base alla quale la rivoluzione avrebbe avuto soltanto una fase destruens, sarebbe stata di grandissima portata nella distruzione dell'antico regime e non avrebbe avuto poi la capacità di costruire molto. Ed è una accusa che viene recuperata nel corso del Novecento, è stato sottolineato anche questo, mi sembra veramente in maniera molto puntuale, per magnificare altri tipi di rivoluzione, non soltanto la rivoluzione bolscevica, che in qualche misura dice arrivo a concludere io rivoluzione bolscevica quanto la rivoluzione francese ha soltanto iniziato, ma anche il fascismo sociale avrebbe avuto un'idea molto simile, rivendicando di essere l'unico soggetto del Novecento in grado di portare a conclusione il problema che la rivoluzione, rovesciando l'antico regime, aveva soltanto posto. E questo vi dice l'importanza centrale della rivoluzione nella nostra modernità politica, perché da destra come da sinistra diventa difficile negare che all'interno della rivoluzione siano tutti i presupposti della modernità politica. Non so quanto tempo mi rimane. Quanto tempo mi rimane? Massimo 10 minuti. Benissimo, vado benissimo, allora chiudo subito. Se le cose stanno così, proviamo a pensare adesso al tempo presente, come ci ha ricordato l'accusa. Al di là della rivoluzione francese, al di là di questa indiadi, libertà ed eguaglianza, ci rimane molto da giocare come cittadini dell'Europa ritornata continentale. Dopo, come dire, che il Regno Unito con la Brexit ha deciso di prendere altra strada e dopo che, a mio avviso, non ha fatto altro che prendere atto di una diversità politico-culturale che rende l'Europa uno straordinario luogo di incontro e di raffronto, ma molto diverso di qua come di là dalla Manica. Nella costruzione di una identità europea c'è molto, oltre a libertà ed eguaglianza, pur tenendo conto del terrore, pur tenendo conto della Vandea, per inciso, tutte le denunce che sono state sollevate circa gli orrori della Vandea, sono state avanzate dai rivoluzionari stessi, che avevano facile gioco a dire contro chi le aveva più o meno concretamente perpetrate, di quale nefandezza i propri avversari si fossero macchiati. Ma ritornando al quesito finale, in base al quale mi sembra che la soluzione sia doverosa,
Se togliamo libertà ed eguaglianza dal nostro universo culturale, che cosa ci rimane nella storia d'Europa, nella storia della modernità europea, cui rimanere saldamente ancorati? A mio avviso molto poco. Grazie. Bene, abbiamo sentito le ragioni dell'accusa, le ragioni della difesa, entrambe, devo dire, perfettamente argomentate. Voi siete moltissimi questa sera, quindi abbiamo una giuria molto ampia e una giuria che a questo punto è chiamata a decidere su una questione, insomma, non di secondo piano, su un momento decisivo della nostra modernità. Allora, cominciamo, avete riflettuto, ci avete pensato, insomma, la vostra scelta è importante, perché qui non è che stiamo a condannare, non lo so, una cosina così, uno che ha rubato i polli, qui condanniamo, assolviamo la Rivoluzione Francese, insomma, quindi è un momento in qualche modo della piccola storia dei processi del 10 agosto nella Torre. Devo anche dire, appunto, che questa sera siamo in molti, devo dire che siamo sempre in molti qua, però questa sera siamo veramente moltissimi, quindi vuol dire che questo è un tema che ha suscitato il vostro interesse, quindi abbiamo un'ampia giuria e io direi di cominciare, perché, insomma, visto il numero, siccome raccogliamo, non abbiamo ancora i sistemi automatici, li avremo con futuri finanziamenti, quindi avrete, insomma, come in Parlamento ti potrà votare, ma questo in futuro, e raccogliamo manualmente. Allora, cominciamo da coloro i quali ritengono che la Rivoluzione francese sia da condannare. Prego. Bene, abbiamo cominciato le operazioni di raccolta dei voti. Io intanto siccome non si possono avere tempi morti e lo spettacolo deve continuare, vi dico qualcosa su questo manifesto. Allora, i nostri manifesti hanno, grazie al nostro grafico, a tutto quanto, che si chiama Enzo Grassi, sono raccolti un po' dappertutto, ce li chiedono, li troviamo in giro nei locali, eccetera. E ogni anno c'è un lavoro sul manifesto. Questo manifesto riproduce un'immagine che non è relativa alla Rivoluzione Francese, esattamente. Perché c'è un anacronismo, c'è stata una lunga discussione. Questa è la liberté, lo dico col mio perfetto francese, la liberté guidant le peuple di Delacroix, che si riferisse al 1830 circa. Poi è stata rielaborata dal nostro grafico, però abbiamo compiuto una sorta di anacronismo. Abbiamo discusso a lungo, qualcuno diceva, ma no, mettiamo un'immagine invece del periodo, delle origini. Poi alla fine, fatto una valutazione generale, abbiamo pensato che questa ormai nell'immaginario, in quello che venne definito con un'immagine immaginario collettivo alcuni anni fa, è questa l'immagine che viene riferita in maniera quasi automatica alla Rivoluzione. Quindi l'immaginario, adesso qui abbiamo due esperti, magari mi potranno anche sconfessare però in realtà ormai nell'immaginario generale, nei social, eccetera, prevale questa, che è un'immagine del 1830. Non è la Marianna dell'89, ma è la Marianna di una trentina di anni dopo. Però questo lo dico per pura informazione, agli effetti del vostro giudizio e della vostra, insomma, scelta non cambia niente. E abbiamo finito il conteggio? Renzo? Abbiamo finito? Bene, perfetto. Allora, adesso, chi è a favore della soluzione si esprima pure.
dice anche il processo Machiavelli. C'è anche Machiavelli, sì sì. Bene, intanto che contano, non so cosa raccontare, magari voi direte sta zitto, può essere anche una soluzione, però non lo so, magari quest'altra volta voteremo se uno deve parlare o star zitto, per andare avanti verso questa democrazia assembleare che mi piace molto, lo confesso, io credo che, adesso questa, la dico anche questa, non servono i capi, meno capi abbiano e meglio è, e più partecipa la gente e meglio è, ma questo c'entra poco, ecco, con tutto quanto. Adesso che avete votato, insomma, posso anche complimentarmi, ma lo dico così, senza, con i nostri relatori, devo anche dire, ma questo lo possiamo dire, che insomma Carlo Galli aveva il compito più difficile, penso che Antonino De Francesco lo ammetterà, però insomma adesso abbiamo votato, adesso fra un po' faremo tutti i conti e vi daremo i numeri precisi, vi daremo i numeri precisi, insomma d'altra parte l'interesse che hanno suscitato le loro arringhe è documentato dal fatto che abbiamo un sacco di pubblico in piedi, come dicono adesso, espressione che a me non mi piace ma la dico per condannarla, se mi permettete, sold out, la trovo veramente vergognosa, ma insomma comunque al di là di questo si dice tutto esaurito, non lo so, ma non perché voglio fare una difesa del Made in Italy come fanno adesso, francamente non me ne frega niente, va benissimo, come? Più corto, è quello che ti pare, è suggerimento gradito dalla prima fila, però insomma alla fine non fraintendetemi, non faccio una difesa dell'italiano così, è lungi assolutamente da me, noi siamo cosmopoliti, internazionalisti eccetera eccetera, però un po' di misura, un po' di, insomma, di senso del ridicolo non mancherebbe. Vedo anche qualcuno che va via, forse li ho stufati con le mie chiacchiere, ma a questo punto abbiamo il risultato? Dov'è Renzo? Dov'è il capo dei calcolatori? No, probabilmente siamo andati in tilt con cervelli elettronici, quindi... Però insomma, a occhio così possiamo già farci un'idea di quello che è successo. Intanto che facciamo i conti, cosa possiamo dire? Niente, tacciamo. Perché un po' di silenzio non guasta. Il fatto che comunque ci stiamo allungando così tanto, la colpa è la vostra, che siete molti. Quest'altra volta per partecipare faremo le selezioni. Quindi ci sarà l'iscrizione 3 mesi prima, verrete valutati uno per uno, sarete interrogati e arriveremo a una sana meritocrazia. Dio ce ne scampi della meritocrazia. Perché come diceva Don Milani, e ve la risparmio, trattare da uguali quelli diversi non va assolutamente bene. Questo lo diceva Don Milani, non l'ha detto Lenin o Marx o Bakunin. Renzo è il capo dell'organizzazione che dovrebbe portarmi... Come? Non ho capito. Bravi, buona idea, geniale, bravissimo, un'ottima idea, gli astenuti alzino la mano per favore, 1, li conto io, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma un sacco di astenuti, ma insomma, considerate 700-800 persone, 10 astenuti, mica poco, è più dell'1%, 1,3-4%. No, non è male questa idea degli astenuti.
Quest'altro? No, il tema del prossimo anno non c'è, possiamo dire una valanga di temi, di robe, di... No, ma non c'è il prossimo anno, questo non si è... Il tema del prossimo anno lo diremo più o meno attorno alla fine di luglio del prossimo, no, un po' prima, ai primi di luglio del prossimo anno. Grazie Renzo. Vedi? Un applauso a chi ha contato, grazie. E un ringraziamento naturalmente a tutti coloro che, collaboratori che ci permettono questa cosa. Allora, però, dunque, voi avete già visto chi è stato assolto e chi è stato condannato perché si vedeva l'occhio. E adesso io vi do i risultati, in maniera ufficiale, scusate. Toga non me la passano, poi dopo la dobbiamo dare anche a loro, diventa un po' paludato, dai. Allora dicevo, il processo alla Torre Pascoli nel 2023, 10 agosto, si è risolto in questo modo. La giuria popolare, composta di circa 700 persone, votanti meno, con vari astenuti, eccetera, si è espresso in questo modo. 229 voti per la condanna e 470 voti per l'assoluzione. Quindi, per questa volta, la rivoluzione francese si è salvata. Ma non si sa cosa succederà in futuro. Quindi grazie Carlo Galli, grazie a Antonino De Francesco, grazie a tutti voi per la pazienza, la partecipazione, il calore, eccetera, eccetera. Ci vediamo il prossimo anno con un tema da comunicare. Grazie.